Vediamo adesso i punteggi e le preferenze, visto che ho ricevuto molte domande e ancora c'è molta confusione. Allora, immaginiamo di avere una facoltà, la Facoltà di Medicina di Roma. Nella Facoltà di Medicina di Roma ci sono tre posti disponibili e dei candidati che fanno il test. Questo primo candidato totalizza un punteggio di 45, quest'altro un punteggio di 42, questa ragazza di 38 e quest'altro ragazzo di 22. Allora, se a Roma ci sono tre posti disponibili, chi è che passerà? Passeranno questi qua e questo qua rimarrà fuori. Perché rimane fuori? Perché ha fatto un punteggio più basso dell'ultimo. Quindi, come puoi vedere, qua c'è un punteggio di 38 punti. Questa ragazza con il suo 38, che cosa farà? Farà praticamente il punteggio minimo, perché questo è il punteggio minimo per entrare, in quanto è il punteggio dell'ultima persona o delle ultime persone. Quindi quello che succede è che questo che ha fatto 22 punti rimane fuori, perché il punteggio minimo è 38. Quindi se ci sono tre persone che concorrono per Roma, giustamente il primo avrà preso 45 e l'ultimo 38. Questo con 22 rimane fuori, quindi tutto ciò che sta sotto il 38 rimane escluso, tutto ciò che sta sopra è comunque ammesso. Adesso prendiamo un'altra facoltà, la Facoltà di Milano. Nella Facoltà di Milano ci sono sempre tre posti. Questa ragazza fa 59, quest'altro ragazzo fa 48, quest'altro ragazzo 46 e poi quest'altro fa 39. Lo stesso concetto che abbiamo detto prima, ci sono tre posti disponibili. L'ultimo ragazzo che fa il punteggio minimo per entrare è quello di 46. Quindi 46 punti rappresenta il punteggio minimo per entrare a Milano, mentre questo qua che ha fatto 39 non entra perché è sotto il punteggio minimo. Quindi cosa succede in questa condizione? In questa condizione tu puoi vedere che se la graduatoria fosse locale, quindi Roma concorre per Roma, Milano concorre per Milano, senza essere messe assieme, quello che succede è che i punteggi minimi a Roma saranno 38, a Milano saranno 46. Allora uno potrebbe chiedere: ma scusami, se questo ha fatto 39, perché è rimasto fuori mentre questo che ha fatto 38 è entrato? E questo è il concetto per cui è stata applicata la graduatoria nazionale. Perché una persona che fa 39 punti deve rimanere fuori rispetto a una che ha fatto 38? È un'ingiustizia, tra virgolette. Io adesso non entro nel merito del fatto che la graduatoria nazionale sia giusta o sbagliata, però questo è un dato di fatto. Una persona che ha fatto 39 rimane fuori in una facoltà se ci fosse la graduatoria locale, mentre una che ha fatto 38 in un'altra facoltà entra. Invece dovrebbe essere una condizione opposta, per cui questo rimane fuori e questo entra dentro. Allora, che cosa è stato deciso? Di fare la graduatoria nazionale. Quindi quello che è avvenuto è che da due facoltà, Roma e Milano, si è passati ad un'unica grossa immaginaria facoltà chiamata graduatoria nazionale, in cui tutti i vari candidati e i loro punteggi vengono disposti in un'unica graduatoria con, per esempio, immaginiamo 6 posti disponibili, 3 di Roma e 3 di Milano, un'altra condizione assurda. Quindi tutti i candidati con i loro punteggi verranno messi in fila in una tabella. Questa ragazza ha fatto 59, quest'altro ha fatto 48, questo ragazzo ha fatto 46, quest'altro ha fatto 45, questo ha fatto 42, questo ha fatto 39 e questo ha fatto 38. E questo qua ha fatto 22. Allora, cosa succede adesso che abbiamo fatto la graduatoria nazionale? Troveremo 6 posti disponibili. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedi che ci sono però altri due candidati che rimangono fuori. Nella slide precedente abbiamo visto che chi aveva 39 rimaneva fuori perché andava sotto i punteggi minimi, il 39 sotto il 46 e il 22 sotto il 38, nella facoltà di Roma e di Milano. Adesso guarda cosa è successo con la graduatoria nazionale. Quello che prima aveva fatto 38, che entrava nella facoltà di Roma, adesso rimane fuori, perché quello di Milano che non entrava, perché sotto il 46 entra, perché ci sono 6 posti disponibili, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi questa ragazza che prima aveva fatto 38 ed entrava nella facoltà con la graduatoria locale, con la nazionale rimane fuori, perché quest'altro che rimaneva fuori a Milano entra. Quindi questo è il concetto del punteggio della graduatoria nazionale. Come puoi vedere qua, più alto il punteggio, più possibilità hai. Quindi anche se in una facoltà puoi entrare se ci fosse un'ipotetica graduatoria locale, nella nazionale è diverso. Infatti, se noi guardiamo questa tabella che ha creato grosse difficoltà, immaginiamo di avere le varie università: Padova, Udine, Ferrara, Perugia, Trieste e così via. Qua ci saranno i punteggi massimi, come abbiamo detto prima, e i punteggi minimi. Il punteggio minimo ammesso è il punteggio dell'ultimo o degli ultimi che comunque sono stati ammessi in queste facoltà. In alcune facoltà trovi in verde i punteggi massimi e i punteggi minimi, in altre trovi il rosso. Cosa significa questo? Allora, se noi mettiamo assieme tutti i dati,
Nella facoltà di Padova è stato preso il voto più alto di tutti, 80,90, mentre qua a Foggia è stato preso il punteggio massimo più basso, 58,20, ma comunque a Foggia il 58,20 è il punteggio più alto, però se comparato alle altre università è il più basso dei punteggi massimi, punteggi minimi. A Padova c'è anche il punteggio massimo tra i minimi ammessi. Per esempio, vedi qua, tutti i punteggi minimi degli ammessi nelle varie facoltà, a Padova c'è un 48, che è il punteggio minimo ammesso più alto di tutti. Invece qua del Molise c'è il punteggio minimo ammesso più basso, 31,70. Allora, qua è quello che noi abbiamo già spiegato. Perché uno che ha preso, per esempio, un 33,33, per esempio qua a Catanzaro, deve essere in grado di entrare, mentre uno che magari qua, lo vedi all'Aquila, ha fatto una, per esempio, 36 oppure un 35, rimane fuori perché il punteggio minimo è 37. Uno che ha fatto quindi un 34 all'Aquila rimane fuori, mentre a Catanzaro poteva entrare, mentre qua è entrato un 33. Quindi perché all'Aquila uno che ha fatto 34 rimane fuori rispetto a uno che ha fatto invece a Catanzaro 33 che può entrare? Quindi qual è il concetto in questo caso? In questo caso è il concetto che bisogna applicare la graduatoria nazionale per evitare questo tipo di deficit. Quindi se noi adesso vediamo questa tabella che è un po' più complessa, ma dice sempre la stessa cosa, in pratica abbiamo i punteggi massimi e i punteggi minimi, però riferiti alle posizioni, e vediamo quello che abbiamo detto. Il punteggio massimo più alto è quello di Padova, quindi questo occuperà la posizione 1 in graduatoria nazionale, e in questo caso il punteggio minimo ammesso, per esempio sempre a Padova, che è il più alto, occupa la posizione 4212. Allora, queste sono le graduatorie locali. Se noi adesso mettiamo assieme tutti questi dati, otterremo che per 10.336 posti disponibili, il punteggio minimo degli ammessi è 41,30, cioè mettendo assieme tutti questi dati, si è arrivati a definire che il punteggio minimo è 41,30. Quindi tu non devi guardare la tabella pensando che ah, a Cagliari c'è un 38,70, allora io con un 38 entro a Cagliari, non c'entra niente. Perché tu a Cagliari, se ci sono 10.336 posti disponibili, arrivi alla posizione 13.634, quindi ben oltre i 10.000 posti disponibili. Quindi la graduatoria che vedi qua locale è fittizia, è una cosa relativa, perché poi questi valori si vanno a organizzare come abbiamo detto prima. Per cui uno che prende un voto basso rispetto a un altro che ha preso un voto più alto, anche se poi nelle facoltà rispettive potevano entrare, poi dopo, comunque, il concetto è che sia questo riarrangiamento dei posti. Quindi tu non devi guardare questi valori, ma devi pensare a che punteggio minimo verrà fatto al test. Se il punteggio minimo sarà un 41,30, allora io in base a questo regolo il mio punteggio. Se io ho fatto un 38, magari con lo scorrimento riuscirò ad arrivare a essere ammesso. Però tu devi considerare soltanto questi due valori, i posti messi a bando e il punteggio minimo. Tutto il resto qua non conta, perché sono condizioni relative in quanto la graduatoria locale non esiste più. Quindi questo è il concetto dei punteggi minimi e il concetto della graduatoria nazionale. Anche se qua trovi un 39, il 39 magari sarebbe passato a Firenze, però con la graduatoria nazionale il 39 non entra nei 10.000 posti. Vedi che qua è 12.553. Guarda a Sassari, per esempio una Sassari con un 33,20 con la graduatoria locale sarebbe entrato, ma ci sono 10.000 posti disponibili. Quindi il voto di Sassari, questo qua, 33,20, arriva alla posizione 22.255. Quindi questo è il concetto del punteggio minimo e della graduatoria nazionale. Adesso c'è il concetto delle preferenze. Cosa ci dice il concetto delle preferenze? Immaginiamoci una persona che fa 42 punti e mette le sue preferenze, mette tutte le preferenze, le mette tutte quante, quelle possibili. Quindi ci sarà Roma, Milano, Cagliari. Questo con un 42 non entra a Roma, non entra a Milano, non entra a Cagliari, non entra a Palermo, non entra a Sassari, non entra a Padova, non entra a Torino, non entra a Parma, non entra a Messina, entra a Bologna perché ha fatto 42. Quindi potrebbe anche entrare a Varese. Quindi lui gli verranno proposte due possibilità. Tu puoi entrare, ti puoi immatricolare a Bologna oppure ti puoi immatricolare a Varese. Dove scegli di immatricolarti? Adesso vediamo cosa succede se per esempio non inseriscono tutte le preferenze. Allora, in questa persona ha fatto 42, no? A questo punto nel sito quando si iscrive mette soltanto tre preferenze, Roma, Milano e Cagliari, non mette Napoli, per esempio. Allora, cosa succede? Che non mettendo Napoli, lui con questo 42 doveva finire, non può entrare a Cagliari c'è un 43, quindi doveva. Che fine fa? Fa la fine che non viene ammesso, perché non c'è una facoltà con un punteggio pari al suo, o comunque un punteggio che gli permetta di entrare. Quindi non mettendo Napoli, sarebbe entrato a Napoli, magari tra gli ultimi posti, ma sarebbe entrato. Lui non ha messo Napoli e rimane fuori. Immaginiamo adesso questa persona che fa 39.
quella che rimaneva poi tra gli ultimi nella graduatoria. Però questa persona è stata più furba di quest'altra, perché ha messo più preferenze, ha messo Roma, ha messo Milano, ha messo Cagliari, ha messo Napoli, com'è questo? A parte Napoli, ha messo pure Palermo. A Palermo c'è un 38, lui ha fatto un 39. Cosa succede? Che questo riesce a entrare a Palermo, perché ha messo un 30, avendo un 39 riesce ad entrare. Quindi tutto questo come si traduce? Si traduce che questa persona, anche facendo un voto alto, non mettendo le preferenze, rimane fuori, quindi libererà inoltre anche dei posti. Non soltanto esce fuori, libera anche dei posti per quelli che hanno magari i voti più bassi, che sono stati più furbi e hanno messo tutte le preferenze. Questo qua con un 39, invece, a differenza di questo, riesce ad entrare a Palermo, per esempio. Quindi, come puoi vedere qua, con lo scorrimento della graduatoria, per degli errori che si fanno, per esempio non mettere le preferenze, oppure magari dimenticarsi il foglio della domanda e iscriversi troppo tardi, o non immatricolarsi, oppure rinunciare a un posto e poi dopo si aspetta l'altro posto che magari non arriva e si viene sbattuti fuori. Quindi ci sono mille variabili che entrano in gioco, però il minimo è mettere le preferenze, perché questo te lo dimostra. Questo che ha fatto un voto e sarebbe passato, non passa e passa questo con un voto più basso. Quindi qual è il concetto alla fine che dovresti cercare di ricordare? Ti devi ricordare che ci saranno dei punteggi minimi. Il punteggio minimo ci dice il valore più o meno corrispondente alle ultime posizioni dei posti messi a bando. Questo valore è il punto di riferimento su cui poi attraverso vari meccanismi si può fare uno scorrimento e si può scendere di 2-3 punti. Inoltre ricordati che se non si mettono le preferenze, ti stai tagliando le gambe, perché stai riducendo tantissimo le probabilità di entrare, in quanto riducendo le cosiddette scelte. Tu non riesci comunque a garantirti i posti perché ti stai escludendo da solo. Quindi ci sono due meccanismi, diciamo, di selezione, due blocchi. Il primo è quello del test. Se tu fai un voto basso nel test, giustamente non puoi pretendere di entrare. Però c'è un secondo blocco che te lo crei da solo, cioè inserendo poche preferenze. Perché magari ottieni un voto che ti permette di entrare, ma non metti la preferenza e rimani fuori. Invece chi mette tutte le preferenze ha più probabilità, come in questo caso un 42 rimane fuori, un 39 entra. Quindi in questo video abbiamo visto le caratteristiche principali dei, diciamo, dei punteggi e delle preferenze. Se hai ancora dei dubbi, dei problemi o vuoi sa farmi sapere che punteggio hai fatto, lascia pure un commento e fammi sapere se appunto hai ancora dei dubbi.